Salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo unboxing direttamente da questo pacco proveniente da Amazon. Come avrete letto dal titolo, però non si tratta di action figure questa volta, anche perché il pacco, vedete, è molto sottile, ma si tratta di cose che potrebbero essere utili. Vediamo un po' di cosa si tratta. Andiamo ad aprire il pacco con questo, togliendo questo sigillo, e vediamo cosa ci riserva Amazon. Io avevo questo buono da Amazon da circa 25 euro e l'ho sfruttato per prendere un po' di cose, e vediamo un po'. Allora, la prima cosa è questa qui. Allora, rimuoviamo il pacco, sennò qui non entra più niente e non si capisce nulla. Perfetto. Allora, bene, dicevo, la prima cosa è questa qui, è uno scatolo, vedete, di colori acrilici. Allora, io non ho mai utilizzato questi colori acrilici sulle action figure, questi in particolare, perché in teoria sono fatti per dipingere, non per modellismo. Però ho voluto provare. Il prezzo di questa scatola era di circa 12 euro e ne contiene ben 18. Allora, io ovviamente utilizzerò questi tubetti. Ora, vabbè, apriamo, magari vediamo la grandezza almeno di un tubetto. Ecco, vedi, sono belli grandi, quindi comunque, dicevo, allora il prezzo è ovviamente convenientissimo, perché vedete sono 18 tubetti belli grandi. Bisogna vedere che effetto hanno appunto sulla plastica. Io proverò magari un po' di questi colori con piccoli dettagli. Ovviamente non mi metterò mai a ridipingere un'intera figure custom con uno di questi colori, ma mi servivano appunto per avere questa enorme varietà di tinte, per appunto, soprattutto per piccoli dettagli. E secondo me, se reggono, 12 euro per tutti questi colori è un prezzo onestissimo, quindi al più presto li proverò. E quindi questo era il primo acquisto di oggi. Vediamo adesso il resto. Abbiamo questo pennellino, che non è un pennellino ma è un pennellone, appunto fatto apposta per usare gli acrilici, non quelli ma acrilici anche in generale per modellismo, e l'ho preso perché costava poco e mi serviva qualcosa per completare questo buono da 25 euro, e comunque mi serviva un pennello così grande, e soprattutto sembra di ottima fattura a toccarlo qui, è diverso da tutti quelli che ho. Quindi abbiamo risolto anche questo acquisto, e ora l'ultimo, che è questo. Allora, questa è la Milliput, ormai lo conoscerete, l'ho detto già in altri video, l'ho nominata, sarebbe la pasta da modellare che utilizzo per scolpire parti sulle action figure. Possiamo usare sia questa oppure la Poxy Sculpt. All'inizio usavo la Poxy Sculpt, poi un amico mi ha fatto conoscere questa e adesso sto provando tutte le varie versioni di questa pasta, e questa è una di quelle versioni, perché come vedete è Milliput Black, cioè appunto questa pasta è di colore nero, quindi è ottima per fare la base di parti di colore nero, e mi serve per una custom specifica che ho in mente da un po' di tempo. Non vi spoilerò niente, ma ovviamente avete intuito che è nera di base, quindi mi serviva proprio questa pasta e ho colto l'occasione di questo buono per acquistarla. Per chi non conoscesse assolutamente questa pasta, spiego un attimo di cosa si tratta. È formata da due componenti che, così presi così, sono praticamente sempre morbidi, ma una volta presi due pezzi di egual quantità da uno e dall'altro e mischiati tra loro, si forma appunto la vera e propria pasta modellabile, che dopo un tot di ore si indurisce e rimane così per sempre. Quindi così sono morbidi per sempre, una volta uniti fanno la pasta da modellare, si modella e poi si indurisce e non c'è possibilità di tornare indietro. Quindi ragazzi, questo era il mio bottino di oggi, ovvero colori acrilici, Milliput e pennello. Quindi come avete visto, roba sempre per customizzare. Questi qui, come ho detto, sono una scommessa, li proverò e vi farò sapere se sono adatti o meno. Per quanto riguarda Amazon invece, io sono partner di Amazon, è per questo che sono riuscito a guadagnare questo piccolo buono. Quindi ragazzi, se qualcuno di voi vuole aiutarmi magari a far crescere il canale, anche aiutarmi finanziariamente col canale, perché comunque è un canale dispendioso come avete visto, soprattutto principalmente vorrei migliorare un attimo l'attrezzatura, perché questa telecamera sì è buona, ma vorrei migliorare ulteriormente. Comunque dicevo, se dovete acquistare da Amazon qualsiasi cosa, contattatemi, perché io vi darò un link personalizzato mio da cui appunto potrete acquistare questo prodotto. A voi non cambia assolutamente niente con questo link, invece a me cambia, e come, perché Amazon appunto mi darà delle commissioni
sul vostro acquisto, appunto una piccola percentuale sul vostro acquisto, che appunto mi aiuterebbe. Quindi ve lo chiedo, se non vi pesa, magari se dovete appunto acquistare qualcosa, contattatemi sulla pagina e io vi darò il mio link personalizzato. È un piccolo aiuto senza assolutamente impegno. Comunque ragazzi, per oggi è davvero tutto. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questi materiali, fatemi sapere soprattutto se qualcuno di voi ha mai utilizzato questi colori acrilici per dipingere su delle action figure e che effetto hanno. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Ara e collezionate sempre. E salve a tutti ragazzi, come sempre, sempre il vostro Ara, benvenuti a questo piccolo video, vi farò vedere un po' di materiali.